Torna statica al Marina di Pescara il tradizionale appuntamento del porto turistico che prevede oltre 35 eventi, si terrà con alcuni accorgimenti per il contenimento del Covid-19. La manifestazione che si svolgerà dal 9 luglio al 31 agosto è stata presentata questa mattina nel padiglione Becci. Tra gli ospiti di rilievo Filippo Graziani, Roy Paci, Antonella Ruggero e Rossana Casale che si esibiranno nell'anfiteatro del Marina di Pescara. Nell'ambito di statica previsti altri appuntamenti tra cui Fermenti d'Abruzzo. Abbiamo cercato di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità, ma soprattutto abbiamo puntato sulla sicurezza di questo porto. Naturalmente noi abbiamo un rispetto della normativa anti-Covid massimo, abbiamo distanziato tutto quello che si doveva distanziare, abbiamo rinunciato a due terzi dei nostri posti a sedere nel nostro splendido anfiteatro, perché abbiamo pensato che in questa stagione non potevamo interrompere, anzi addirittura avevamo il dovere di farlo. La Camera di Commercio è stata sempre a fianco del Marina e vogliamo che questo porto turistico abbia anche nella parte della cultura, dell'arte, un ruolo importante nella nostra collettività. Presidente, ripartono i grandi appuntamenti al Marina di Pescara, riparte la stagione estiva e questa è già una grande notizia. Spero proprio di sì. Il Marina di Pescara si sta attrezzando per ridare un'estate con tutto il possibile comfort che si riesce a dare alla cittadinanza. In questo momento particolare c'è stato anche il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, abbiamo puntato come Camera di Commercio con l'amico Salce, che è già abbastanza vaccinato di questa amministrazione, in quanto è stato da anni nell'interno della Camera come membro della Giunta e allora conosceva già il sistema del Marina. Con tutta la sua esperienza, la sua volontà è stato prescelto e sono convinto che farà un ottimo lavoro.